È arrivato sul territorio un nucleo speciale dei carabinieri. Sì, sono arrivate le squadre di intervento operativo del battaglione Calabria a supporto dei servizi esterni sul nostro territorio. Sono in atto i servizi dal 10 di ottobre, da quando si sono verificati alcuni furti in abitazione. Da quel momento è scattato questo servizio preventivo integrato che noi svolgiamo sui territori della nostra giurisdizione, a partire da Futani fino a Domignano, attraverso ovviamente Vallo, Castelnuovo, Casalvelino. I risultati intermedi sono molto buoni, quelli tangibili di prima battuta sono sostanzialmente il fatto che il fenomeno ha subito una battuta d'arresto, il fenomeno criminale che ha innescato questa task force, ma questo non ci deve far rallentare e non dobbiamo abbassare la guardia. Noi continueremo i servizi, ma anche i cittadini devono continuare a segnalare ogni movimento sospetto, ogni persona sospetta, perché in questo assetto abbiamo una capacità di reazione rapidissima che ci consente di intervenire nei luoghi segnalati in tempi molto brevi. Che consiglio vuole dare alla comunità in questo momento? Di chiamare sempre il 112, segnalare, solo segnalare, non uscire e fare ricerche varie, devono solo segnalare i movimenti sospetti. Abbiamo una capacità di reazione, rapidissima, quindi possono segnalare tranquillamente i movimenti e le persone sospette e noi verificheremo ogni situazione. Quindi è importante avere anche dei sistemi di sicurezza nelle abitazioni. Sì, quelli sono molto importanti anche ai fini investigativi e sono oggetto di approfondimento per i fatti già avvenuti. Però come le dicevo, da quando è nato il servizio, per fortuna comunque il fenomeno criminale ha subito una battuta d'arresto, ma ripeto, non dobbiamo abbassare la guardia, nessuno. Quindi un bilancio positivo e fino a quanto più o meno si fermerà questo nucleo speciale? Noi continueremo sicuramente fino alle prossime settimane.